Ok, questa sera affrontiamo un argomento molto interessante che non viene mai sottovalutato, cioè, ad esempio, essere sincero, ma molto spesso viene o travisato o magari non fatto a regola d'arte, che è quello dell'allenamento. Il titolo è leggermente provocatorio perché nel titolo ho scritto, ma ok, e mi metto nei panni dell'arciere, no? Del tempo, no? Io quando ho cominciato, quando non ero proprio discretamente che vincevo qualcosa, mi sono chiesto anch'io, ma chi vince, cosa fa effettivamente, cosa si allena tanto, ecco, si allena tanto, io non ho il tempo di allenarmi tanto, e perché per questo? Beh, non può essere solo l'allenamento, dopo ci sono anche un po' arrivato, no? Però subito, ed è quello che effettivamente sento un po' da tutti, no? Un po' da voi, un po' da, soprattutto da chi non ci piglia tanto, no? Ma io non mi alleno mai, te ti alleni tanto per quello che ci pigli. Beh, non è proprio, non è proprio così, perché effettivamente non è solo l'allenamento. Vedremo anche l'impostazione poi mentale, che se abbiamo tempo la cominciamo, perché è talmente vasto che magari cominciamo subito dopo il fisico, mettiamoci, vediamo anche la mente. Effettivamente non è solo una questione di tempo. Perché chi vince, chi ha scoperto, ha trovato che esiste anche un metodo per potersi allenare con profitto. Quindi alla base dell'allenamento non c'è solo il tempo, ma deve esserci un metodo. Ed è questo, ed è il metodo che molto spesso, anzi quasi sempre, è disatteso, perché chi viene a allenarsi e anche mette a disposizione magari anche il proprio tempo, che può essere 2, 3 ore, 4 ore alla settimana, più o meno sono questi i tempi che uno può dedicare, se non è pensionato, sono i tempi che uno può dedicare al tiro con l'arco, ed è da sfatare un po' questo mito del tempo, perché effettivamente ci si può allenare bene anche dedicando molto meno. Tutti noi, soprattutto chi ha preso non troppo alla leggera questo sport, adesso c'è tantissima documentazione al riguardo, c'è di internet, ci sono manualetti, un po' tutti, poi ci sono gli istruttori, no? Gli istruttori che, se sono affidabili, hanno imparato a comunicare le loro nozioni. Quindi non dico di preparare un programma di allenamento sofisticato, ma perlomeno vi hanno insegnato la tecnica e dovete trarne profitto da quello che gli istruttori vi hanno impostato, no? Poi tirando frecce, mettendo in atto un metodo, e noi riusciamo a progredire e avere degli effetti positivi sulla tecnica che abbiamo imparato. Io faccio sempre l'esempio un po' dell'imparare a suonare la chitarra, no? Se io devo imparare a suonare la chitarra, lo strumento musicale in genere, non basta che compro uno strumento musicale, imparo brevemente ad adoperarlo e poi prendo lo spartito e seguo le note e da lì dovrebbe uscire fuori una melodia. Esce fuori qualcosa, ma non una melodia che può essere interpretata come tale. Cosa devo fare? Devo applicare un metodo affinché la muscolatura delle dita, nel caso della chitarra o del pianoforte, la postura, il ritmo,
l'orecchio e il sapere interpretare pause e note, allora il metodo non mi fa subito suonare le canzoni o le sinfonie, ma mi fa fare le scale, mi fa impostare la mia muscolatura e così imparo piano piano, poco per volta, imparo a utilizzare lo strumento musicale. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco, che è uno sport di destrezza e quindi vale la stessa regola. Cosa succede invece? Succede invece che la maggior parte di voi va al campo di tiro, mette la visuale sul bersaglio e tira delle frecce. Tira delle frecce e ciò che è peggio, il riscontro, l'unico riscontro che ha, e a volte vedo anche che gli stessi istruttori adoperano questo stesso riscontro: frecce nel centro tirato bene, frecce non nel centro tirato male. E questo come inizio non è un granché, perché effettivamente non ho applicato nessun metodo a imparare a tirare con l'arco, comunque a fare centro. Ho applicato il metodo, spero di fare sempre centro, ma questo purtroppo non capita. Chissà come mai. Anche in allenamento cosa succede? Che in allenamento ci ricordiamo solo le frecce belle e andiamo a casa contenti. Bellissimo, un bellissimo giorno, abbiamo respirato aria buona, ci siamo stati all'aperto, abbiamo fatto esercizi, abbiamo fatto ginnastica, quindi tutto sommato non abbiamo minimamente sprecato il nostro tempo. Però diverso è se noi vogliamo che il tiro con l'arco sia uno sport, e come sport agonistico dobbiamo fare centro tutte le frecce che tiriamo, possibilmente tutte. E questo prevede tutta una serie di attività che non sono solo tirare delle frecce al bersaglio e vedere come va a finire, ma devo preparare una scaletta, un metodo e poi una follia. Allora, e questo è quello che mi può dire un tecnico di secondo livello, no? Il tecnico di secondo livello è quello subito superiore all'istruttore e già sa come programmare un'attività di questo genere, che però è disattesa, nella stragrande, nel 99% dei casi è completamente disattesa. Sì, uno ascolta, l'ho fatto io e lo vedo fare a tutti, il primo giorno, il secondo giorno, forse il secondo giorno, mette in pratica, ma già il terzo è già tutto finito, no? Non funziona più. Allora dove sbagliamo? Dove sbagliamo i tecnici? Ma mi ci metto anch'io con arciere, perché anch'io ho fatto la stessa trafila. Il metodo è dispendioso, come attività mentale. Non ti diverti, devi fare delle cose di cui non capisci effettivamente l'utilità. E ti dicono che se fai quello farai tanti punti, però la prima cosa che viene in mente all'arciere è quella: ma io sto perdendo del tempo, perché mi dicono devi tirare su un bersaglio vuoto a 5 metri, faccio una gran fatica, ma poi quando il giorno dopo provo a tirare al bersaglio non ho modificato minimamente, anzi molto spesso addirittura si peggiora. E quindi dov'è il problema? Può essere anche una cattiva comunicazione da parte dell'istruttore, che non ha fatto ben comprendere qual è l'attività del tiro con l'arco a cui ci si deve inserire. Ed è comunque un'attività molto difficile, perché di corsi ne ho fatti tantissimi e tutti vogliono il trucco, vogliono conoscere il trucco, vogliono conoscere come si fa a fare centro, qual è il modo, cosa devo fare, ma veloce e purtroppo mi dispiace, ma non funziona.
non funziona così, e purtroppo è una ricerca mattone su mattone in cui noi dobbiamo appassionarci, metterci molta passione, molta forza di volontà, e mattoncino su mattoncino, alla fine è un po' come andare a fare una dieta, perdere peso o andare in palestra a far ginnastica, i muscoli non è che vengono subito, no? Quindi è un mattoncino dietro l'altro che fa sì che poi alla fine uno ottenga dei risultati. Cosa consiglio io più di tutto? È che indipendentemente dal tempo che noi abbiamo a disposizione, che sia mezz'ora, tre volte a settimana, possibile, un'ora tre volte a settimana, due ore tre volte a settimana, metà di quel tempo, metà, io posso stare al campo un'ora, benissimo, metà di quel tempo lo devo dedicare al metodo, a degli esercizi, l'altra metà cazzeggio, posso giocare all'arco, posso far centro, vedere, tirare al palloncino, fare tutto quello che vuole, però metà del tempo lo devo dedicare a qualcosa che con l'istruttore metterò in atto. Io consiglio sempre di spezzare in due, perché se no va veramente a fare solo esercizi. Innanzitutto gli esercizi vanno compresi e vanno capiti da parte dell'arciere, cosa diavolo mai serviranno questi esercizi se effettivamente non vengono percepiti. Dopodiché l'altra metà della parte, comunque una parte dell'allenamento, lo devo dedicare un po' a cosa mi sento di fare, insomma, non può essere solo esercizio, anche se tutto sommato l'allievo ideale è quello che fa solo esercizio. Allora, in giro è l'impostazione che voglio dare a questa specie di discussione che stiamo facendo questa sera è un po' non l'istruttore che sale in cattedra, ma un po' l'arciere, no? Un po' l'arciere cosa sente, come vive questo allenamento effettivamente, no? Perché siccome io ho vissuto tutte le fasi dell'allenamento, ebbene, non mi sono poi allenato tantissimo e neanche con tanto metodo alla fine, però è bastato veramente poco del metodo che io ci ho messo per farmi veramente fare un salto di qualità proprio, non tanto, non solo come tecnica di tiro, perché la tecnica di tiro quella la impariamo nel corso base, dopo non è che cambia, una volta che il nostro istruttore ci ha insegnato come si tira, se ce l'ha insegnato bene, è quello. Se voi prendete qualsiasi libro, prendete quello di Kim, di Kizik Lee, quello di Spigarelli, quello di Suk, prendete qualsiasi libro, alla fine la tecnica da adoperare per tirare con l'arco è quella che viene insegnata al corpo, come minimamente cambiare. Spero che quelle 5 lezioni vi abbiano spiegato più o meno bene, se non avete capito avete poi tutto il tempo da andare a rompere le balle all'istruttore, perché la tecnica è quella, quindi è solo una questione di non stravolgerla, di non andare solamente contro le leggi della fisica. Poi uno può personalizzare, ci mancherebbe altro, non siamo tutti uguali, non deve esserci un modello a cui legarci, perché non il nostro corpo, la nostra attività fisica è diversa da persona a persona. Però un metodo per attivare tutto questo procedimento dobbiamo darci. Una buona idea è quella di tenere un diario, però nessuno lo fa, tutti sanno che bisognerebbe tenere un diario, però poi nessuno, io per primo,
Nessuno. Quindi a questo punto, se è una cosa che non fa mai nessuno, è perfettamente inutile. Alla fine, altro che costruttivismo, poi bisogna essere autoritari, no? Come mai non hai portato il diario? Come mai non scrivi il diario? Però il diario è una cosa utilissima, ma non l'ho fatto io ai miei tempi e non lo fa, anche se lo dico tutte le volte, no? Che c'è il diario da fare, però alla fine abbiamo fatto il primo giorno, forse il secondo, come da prassi, no? Primo giorno tutto bene, il secondo e il terzo finito tutto e non se ne parla più. E come mai non faccio i punti? Ma è una piccola cosa, però è legata comunque a tutto. Quindi alla fine, effettivamente, chi vince? Cosa fa? Cosa fa chi vince? Ebbene, vi assicuro che chi vince fa più di voi. Molto di più. Molto di più. Chi vince? Quello che vedete voi non è altro che la punta di un iceberg. Sotto c'è tutto un mondo che voi non conoscete. Chi vince si alza alle 5 del mattino, se non al tempo si alza 2 ore prima, va a tirare in cantina se abita in condominio, che nessuno sente. Chi vince vanno tutti a dormire e poi va a tirare in garage. Perché? Perché la passione o la sua volontà prevedono di fare questo. Sempre che noi vogliamo fare dell'agonismo, perché se non vogliamo fare dell'agonismo, o vogliamo solo divertirci al tiro con l'arco, è la cosa migliore. Mi diverto sempre. Non ho mai problemi. Prendo aria pura, faccio ginnastica, ho degli amici straordinari, non rompo mai le palle all'istruttore. Quindi uno è ben visto da tutti, però è logico, non dobbiamo minimamente pretendere di poter fare, di dover fare per forza dei punti o di non essere tenuti in considerazione dall'istruttore come magari qualcun altro, perché anche l'istruttore vuole vedere la passione, scaturire dai suoi allievi, se questa passione non c'è, pazienza, non ne facciamo minimamente un dramma. Quindi effettivamente non è solo una questione di allenamento, non è solo una questione di tempo, ma una questione di intensità, di voglia che ci dobbiamo per forza mettere. Tutti abbiamo lavorato, quasi tutti, però effettivamente il tempo lo troviamo. Tempo di sicuro lo troviamo. E ricordatevi che la forza di volontà, se non c'è la passione, se la passione si è un po' lasciata andare, la forza di volontà può rimetterla in moto, questo sicuramente. Beh, la forza di volontà è allenabile. Se noi non abbiamo voglia di alzarci alle 5 del mattino, la forza di volontà ce la può far fare. Ma attenzione, prima io devo entrare nella condizione di voglio migliorare le mie prestazioni, voglio fare agonismo, voglio aumentare il mio punteggio, voglio primeggiare e mi devo rispondere a questa domanda. Se questa domanda è sì, se no, cosa viene pazienza? Ripeto, non ho problema per nessuno, amicissimi, non è assolutamente un problema, prendete aria buona, fate ginnastica, avete amici e non è minimamente un problema, nessuno vi dirà mai male di voi, mai. Se invece la risposta è sì, entrate nell'inferno, perché se la risposta è sì, beh, nulla è gratuito, è tutto. Tutto costa caro, carissimo. Rubare ore alla famiglia, cercare disperatamente di avere il tempo per allenarsi, rompere le palle all'istruttore per qualsiasi motivo, e l'istruttore è ben contento di darvi
tutti i consigli del caso, se vede che c'è la passione, e entrate in un mondo in cui tutto diventa più difficile. Tutto diventa più difficile perché non è detto che poi i risultati possano arrivare. Non è mica detto, non ne avete le capacità. Però finché io non provo, non do tutto me stesso per ottenere dei risultati, non lo posso minimamente sapere. Mi manca il tempo, mi alzo alle 5 del mattino. Non è così semplice come sembra. Un momento. Allora, io voglio fare i punti. Sono testardo e voglio assolutamente fare i punti. Non c'è problema, mi alleno tutte le volte, benissimo. Allora, fare i punti dipende da una marea di fattori, no? Tecnica, affinare la tecnica, vedremo quanto conta anche la forza, quanto conta la ginnastica, vedremo, e dipende da un sacco di fattori, no? La destrezza che io devo affinare insieme alla tecnica. Ma alzarmi alle 5 del mattino dipende solo da me, è solo una mia, dipende esclusivamente da me, lo posso fare senza nessun problema. Allora, se una cosa dipende solo da me, che sono solo io che decido, che non c'è nessun problema se non io che lo decido, e se io non riesco a fare quello, non riesco a fare niente. E questa è una prova importante. Questo è un mettersi alla prova per vedere se voi avete la condizione mentale per fare questo sport. Provate a alzarvi alle 5 del mattino a tirare un'ora in cantina, in garage, nel giardino, dove volete, perché quell'ora lì sicuramente ce l'avete. Se voi riuscite a farlo, anche una volta sola, forse avete qualche speranza. Ma è così, perché è una cosa che dipende solo da voi. Non dipende da nessun altro. Beh, una cosa che dipende solo da me, se non riesco a metterla in pratica, è poi dura mettere in pratica tutto il resto, perché per tutto il resto poi trovo mille scuse. Mille scuse che fanno sì che... Ma va bene anche le mille scuse, no? Non è una condizione sbagliata quella delle mille scuse, vanno bene quelle mille scuse, però peccato, perché con le scuse purtroppo non si fa niente. Quindi quella di aumentare la forza di volontà, di generarla e di allenarla, è come se c'è, c'è come, però anche lì dobbiamo metterci molto, molto del nostro, tocca molto a noi. E questo, diciamo, è l'inizio, no? Poi alla fine un buon programma, un buon allenatore, il programmino da tirare lo si trova, no? Non devo stare io qua a dirvi qual è il, oppure rispondo a qualche domanda tra un po', qual è il metodo migliore per programmare un allenamento. Sono sempre le stesse cose, no? Avete letto tutti i libri, ve l'hanno dette tante di quelle volte, che non ci sono formule magiche, no? non c'è delle condizioni particolari, bisogna però attivare questa passione, perché se c'è la passione non c'è bisogno di nient'altro. Se la passione è un po' scemata, bisogna riattivarla con la volta. Qualche domanda? Che facciamo se abbiamo voglia? Hai detto tanto, ma il succo è... Che facciamo se abbiamo voglia? Se io non avessi un istruttore alle spalle che mi dà un programma, in linea di massima, dove si comincia, come si fa, dove si arriva? Ecco. Questa è la domanda che mi aspettavo che mi
tutti voi avreste dovuto fare, effettivamente poi io va bene, d'accordo, ora passiamo. Vado al campo, non tiro più la targa, che faccio? Allora, intanto al campo io posso solo allenare la tecnica, no? Affinare la mia tecnica, vedere se la tecnica ha dei punti deboli, se sto facendo delle cose, sto applicando dei modelli che non vanno bene per me, se devo mettere a punto gli allineamenti, se devo mettere a punto i contatti al viso, se devo mettere a punto la mia postura, se devo mettere a punto, insomma, la tecnica è quella, no? Sei istruttrice e quindi la tecnica la conosci, cioè il libretto è quello. Quindi se sei autodidatta, se devi guardare te o devi guardare qualcun altro, beh, guardi come sta utilizzando la sua tecnica, se non ci sono gli allineamenti, se non ci sono i contatti, se non ci sono i fondamentali. Poi i fondamentali facciamo già tutto. E soprattutto l'equilibrio dinamico, che è il più sottovalutato, ma è il 90% della tecnica di tiro e dell'equilibrio dinamico, nel quale sotto carico, quando sono in ancoraggio sotto carico, io devo essere allineato, perché una volta arrivato all'ancoraggio cerco gli allineamenti muscolari, specialmente nell'arco nudo, dove non ho il baricentro sbilanciato in avanti, non ho nessun aiuto da parte delle stabilizzazioni, non ho degli allineamenti geometrici perché ho un ancoraggio più alto del normale, e lì gli allineamenti muscolari sono importantissimi e l'istruttore dovrà porre la massima attenzione su questo genere di allineamenti, perché una volta arrivato all'ancoraggio inizia il tiro. No, il tiro è dall'ancoraggio al rilascio. In quel lasso di tempo lì io devo porre la mia attenzione su un sacco di fattori. Abbiamo visto nella discussione precedente che tutti, che gli arcieri scarsi giudicano che dall'ancoraggio al rilascio si mira. No, non si mira mai. Abbiamo stabilito che non si mira mai. La mira cade per conto suo, è un episodio che dobbiamo delegare all'incrocio. Dall'ancoraggio al rilascio si pone attenzione sugli allineamenti muscolari. Queste sensazioni muscolari che dobbiamo avere dall'ancoraggio al rilascio possono durare un secondo, due secondi, tre secondi, un secondo. E il tecnico o l'autodidatta deve porre attenzione su quello. Perché? Per due motivi. Uno, perché così le frecce vanno tutte dritte, vanno tutte dove devono andare e non ci sono cose caotiche, ma soprattutto crea un circolo virtuoso. Se io dall'ancoraggio al rilascio ho qualcosa da fare, cerco un allineamento, cerco di porre attenzione sull'azione, vedremo c'è un sacco di cose da porre attenzione su questa attività, intanto non vi lascio qui anticipatamente, ma questa è una cosa che voglio affrontare dopo. Quindi è lì che si forma il tiro, no? Dall'ancoraggio al rilascio. Una volta che abbiamo rilasciato, e anche lì nel rilascio ovviamente ci sono, tutti gli istruttori sanno come si deve rilasciare una freccia, no? Si devono ammorbidire le dita, non devo dirlo io, no? Si devono ammorbidire le dita ritornano nella posizione originale, hanno dato meno fastidio possibile alla corda, la corda spinge la freccia verso il bersaglio, si stacca in circa un centesimo di secondo, si stacca la freccia, si stacca dalla corda, finito. Possiamo ballare la tarantella e non abbiamo più niente alla freccia, non facciamo niente. Però l'arte del contender di questa sera non era di spiegarvi la tecnica di tiro